Siamo qui oggi sulle sponde del fiume Mincio, un fiume che conosco da qualche anno e che mi ha insegnato a muovere i primi passi nel carp fishing e che tuttora mi sta insegnando la tecnica del carp fishing, appunto. È un fiume molto particolare che bisogna saperlo prendere nel modo corretto, perché la sua attività può variare a seconda delle situazioni di pesca. Il periodo potrebbe essere quello buono, però purtroppo il meteo oggi non è troppo dalla nostra parte perché sta piovendo abbastanza. Per fortuna non c'è vento, però questa pioggia qui non so quanto possa aiutare. E ho avuto modo di improntare una piccola pasturazione preventiva, sperando che porti a qualche cattura da farvi vedere. E che dire, staremo qui qualche giorno, dove in teoria molto probabilmente da domani dovrebbe esserci un'apertura del tempo e quindi chissà, magari potrebbe mettere in moto i pesci. E per quanto riguarda l'attrezzatura, sto utilizzando delle canne EOS Pro 12 piedi 3 libbre e mezzo, che le reputo idonee per affrontare ambienti di pesca dove si utilizzano dei piombi anche di grammatura sostenuta. E come terza canna per una pesca più marginale, un Explorer da 10 piedi, 4 libbre 25 di potenza. Una volta arrivato con la macchina è stato necessario l'utilizzo di un carrello dove ci siamo dovuti spostare per svariate di centinaia di metri, e essendoci appunto la pioggia ho dovuto montare immediatamente la mia tenda Frontier. E adesso in tutta velocità provvedo ad innescare le mie tre canne, lanciare, pasturare e poi, che lo sa, sperare in qualche partenza. Ieri siamo arrivati dove il tempo non ci ha per nulla favorito, infatti ha piovuto tutto il giorno fino a notte inoltrata. Stamattina ha smesso di piovere, però purtroppo la situazione non è migliorata perché si è alzato anche un forte vento e per le prossime ore è prevista nuovamente pioggia. Per anticipare questa cosa qui, per cercare di aiutarmi, di aumentare le probabilità magari di cattura, ho deciso di tirare su le mie due canne che ho in pesca fuori e di cambiare gli inneschi e provvedere con una leggera pasturazione, sperando che possa portare a qualche buon risultato. Per questa sessione ho deciso di utilizzare le due tipologie di terminali che adesso vi riporto. Il primo è uno spinner rig, un semplicissimo terminale che in queste sessioni qui precedenti a questa mi ha regalato qualche soddisfazione. È uno dei pochi terminali che mi piace pescare a pop-up e mi permette di avere una presentazione molto aggressiva ma comunque molto attaccata al fondale. Ho la sensazione che in fiume i terminali o comunque gli inneschi che rimangono molto vicini al fondo possono dare qualche soddisfazione in più. È una mia presunzione,
magari sbagliata, però questo qui è quello che ho messo in pesca. Secondo terminale, che presenta lo stesso identico amo montato sul spinner rig, quindi un wide gape straight del 4. Questa qui è una presentazione altrettanto semplice, si tratta di uno snowman semplicissimo, realizzato con la parte del trecciato in Camotex Soft da 25 libbre, con un piombino per far appoggiare nel modo corretto il terminale sul fondale, ma soprattutto che contribuisce nel far ruotare nel modo corretto l'amo nella bocca del pesce. Questo qui poi è l'innesco, una pop-up del 15 con sotto una boilies del 20. Presentazioni semplici, in fiume mi piace utilizzare terminali non troppo elaboriosi, perché sono dell'idea che la semplicità, bene o male, quando ci sono anche le condizioni giuste, ripaga sempre. Adesso rinnesco le mie canne, anticipando la pioggia, e speriamo che Dio ce la mandi buona. Prima partenza dopo un giorno di attesa, direi decisamente inaspettata a causa del fatto che le condizioni meteo non sono delle migliori. Sta dimenando in un modo abbastanza strano. Sicuramente non è un cavedano. Cerchiamo di tirarla su, mi sta puntando tutta a sinistra, sotto riva. Devo fare molta con calma. Adesso mi sta rientrando il nodo dello shock leader. Una piccola carpetta, però se arriva guadino sicuramente dà morale. Eccola qua. E via. Speriamo che si è entrato in pastura il branco e che magari possa partirmi anche questa qua di destra, dato che è molto vicina. Non poteva slamarsi questa, sicuro. Eccola qua. Direi che dopo l'acqua di ieri questo sia un ottimo premio, sicuramente ben accetto. E la pesca in fiume direi che è questa, è una pesca di attesa, non semplice per nulla. Il pesce si fa condizionare da tantissime cose, come può essere ad esempio la presenza o no del vento, la pioggia, la corrente e anche l'alzamento o l'abbassamento del livello dell'acqua. Seppure le condizioni, come dicevo prima, non sono ottimali, il fatto di essere riuscito comunque a catturare questo pesce è la prova del fatto che qualcosina di corretto ho compiuto, ecco. Quindi adesso 2-3 foto di rito e poi con calma la rilascio, sperando poi di ricevere altre visite. Pesce è caduto su questo tipo di innesco. Mi preme precisare che generalmente in queste situazioni di pesca tendo a utilizzare dei piombi inline. Il motivo perché? Perché mi danno innanzitutto un'autoferrata più immediata, a causa del fatto che non c'è una girella a creare un certo gioco,
e quindi in situazioni di pesca dove magari il pesce tende ad aspirare con difficoltà, come potrebbe essere comunque in questo caso, che il pesce si è mostrato fino a poco fa in un livello di apatia abbastanza importante, questo piombo qui mi aiuta, diciamo, a garantire qualche allamata in più. Adesso, molto velocemente, perché probabilmente ho il branco in pastura, almeno questo è quello che spero, e mi accingo a cambiare il terminale, a sistemarlo e poi rilanciare e pasturare sopra con un po' di palle di pastura, granaglie e qualche boilies. A differenza di ieri, ho voluto questa mattina cambiare tipologia di innesco. Sono passato da un omino di neve a un innesco sempre abbastanza bilanciato, però con un chicco di mais finto e sotto una Tiger Nut Black sbucciata. Questo genere di innesco, molto probabilmente essendo più piccolino rispetto al precedente, potrebbe aver incuriosito maggiormente il pesce. Le canne sono state messe nuovamente in pesca, adesso attendiamo fiduciosi. Subito dopo la prima partenza anche la canna di destra aveva emanato qualche bip. Per essere sicuro del fatto che fossi ancora in pesca avevo recuperato leggermente, avevo sentito che c'era della trazione, quindi sapevo già che attaccato c'era un pesce. Solamente dopo, recuperando diverse volte, mi sono reso conto che si trattava purtroppo di un cavedano. Quando si affrontano delle pescate veloci, soprattutto nella stagione invernale, diventa di fondamentale importanza l'aspetto attrattivo dell'esca. Per quanto mi riguarda, nella stagione fredda e soprattutto appunto quando faccio pescate veloci, a me interessa riuscire a catturare. Quindi palle di pastura, pellet e granaglie diventano per me dei validi alleati. Utilizzo anche le boilies, però quando voglio entrare velocemente in pesca uso queste tre tipologie di esche. È logico che vanno a interessare tante tipologie di pesci, però se si vuole, diciamo, per come la vedo io, aumentare le probabilità di cattura, queste esche qui diventano molto importanti nella nostra azione di pesca. Per aumentare quindi le mie probabilità di cattura mi sono servito dell'utilizzo della canna da marker e da spod. Questo perché con la canna da marker ho potuto individuare un punto ben preciso per poi dopo lanciarci sopra in un modo altrettanto preciso la canna da pesca. Con la canna da spod poi ho dovuto semplicemente pasturare sopra stando di qualche metro a monte rispetto al segnalino, per creare un'area di pastura molto concentrata per fare in modo di andare a intercettare direttamente il pesce e soprattutto che venisse a mangiare immediatamente sopra il mio innesco. Questo perché quando ci troviamo in inverno il pesce non è molto attivo sulle nostre pasture, quindi adottare delle pasturazioni concentrate e soprattutto di poca quantità potrebbero aiutarci a portare a guadino qualche pesce in più. Ho ritenuto quindi di dover mettere due canne vicine tra di loro, dove una era posta a monte del segnalino, l'altra invece a valle. Quella più a valle l'ho tenuta di circa 4 metri più indietro rispetto a quella a monte. Il motivo è questo: quando si pastura in fiume, col fatto che c'è anche la corrente, anche se comunque in questo periodo il fiume è abbastanza fermo, la nostra pastura non atterra proprio sullo stesso punto dove andiamo a pasturare, ma tende a essere un po' trasportata dalla corrente. Allora, in questo modo, con la canna più a valle, se la pastura della canna a monte venisse trasportata eccessivamente dalla corrente, quella a valle sicuramente ne beneficerebbe di un'ulteriore pasturazione oltre a quella che andrei a farci sopra. Ora mancano poche ore al tramonto di questo ultimo giorno di pesca. Come dicevo, le canne sono di nuovo in pesca e aspettiamo con ansia l'arrivo della nottata, sperando che poi ci possa portare un pesce e così in questo modo domani mattina potremo salutare il posto con un sorriso in più. Thank you.
Eh sì. Si è alzata. Ok, ora è libera. Dai, eccola qui. E due. E andiamo. Beh, è un pesce più grosso dell'altro. Eccola qua. Questo è il risultato di un combattimento decisamente fortunato, perché ho avuto delle difficoltà nel recuperare il pesce a causa del fatto che si era attaccato sul fondo il filo, non so su cosa comunque sia, ad ogni modo mai successa, e quindi faticavo nel tirare il pesce a riva e temevo che mi si potesse rompere il filo. Ciò non è avvenuto, quindi sono riuscito a tirare a guadino questo pesce nonostante anche le difficoltà che ci hanno colpito questi giorni per quanto riguarda le precipitazioni e anche il vento. Quindi questo secondo pesce mi dà la conferma che sto pescando comunque nel modo corretto e che quindi le cose che sto facendo sono quelle giuste. Ora la rilascio, rilancio immediatamente la canna e attendiamo la notte. Bella sana, bella in forma. Classico pesce longilineo di fiume. Eccolo qua. È l'alba di un nuovo giorno e purtroppo per noi è giunto il momento di sollevare le canne dall'acqua per andare a casa. Prima di salutarvi vorrei fare un attimo il punto della situazione su quello che è successo ieri, perché penso sia doveroso. Ci siamo svegliati la mattina dove non pioveva, però c'era stato un forte vento che aveva condizionato anche quello in modo negativo sull'attività del pesce. A volta di mezzogiorno poi il vento si è fermato e passato qualche ora abbiamo avuto poi la prima partenza di una carpa. Una volta rilasciata ho provveduto a pasturare l'area con delle palle di pastura e delle granaglie. Purtroppo però questa cosa è andata a interessare anche un gruppo di cavedani, dove tra l'altro uno di questi si è anche allamato. Allora, avendo letto questa situazione e ipotizzando che comunque il pesce potesse essere attivo sullo spot, ho provveduto a pasturare solo con boilies tagliate in modo tale da cercare di andare a interessare solamente le carpe. Infatti così è stato e sotto sera ho avuto poi la partenza di quella che è stata poi la carpa più grossa della sessione, quindi la seconda cattura. Dopodiché ho rilasciato il pesce, ho ritenuto necessario non dover pasturare perché comunque c'era buio e la distanza dello spot era abbastanza importante e quindi non potevo essere preciso sulla pasturazione, ho ritenuto quindi appunto di non fare niente. Purtroppo questa cosa qui non ha portato nessuna partenza, nessuna su tutte e tre le canne, e quindi niente, concludiamo la sessione con due partenze, che comunque mi rende tutto sommato soddisfatto di questa sessione, perché comunque le condizioni meteorologiche non ci hanno favorito per nulla e essendo inverno questa cosa qui sicuramente non ha aiutato. E niente, che dire, non mi resta altro che salutarvi sperando di vederci in un prossimo video. Ciao!